La luce è questa qua, in casa mia. Qua non ci sono luci, non c'è niente, è scuro. Quando mi fanno pronto soccorso una cosa, a me piace fare per vedere. La luce la fa la Madonna? È la Madonna che fa la luce. Però in casa mia, non è che io pago. Napoli ha una fame enorme di lavoro vero e di case. Il comune di Napoli non fa più bandi per assegnazione di case popolari dal 1998 e ha pendenti graduatorie per sfrattati, giovani coppie, coabitanti, cittadini che vivono nei bassi, negli scantinati, e sono migliaia e migliaia di cittadini che da 12-15 anni aspettano l'assegnazione di una casa popolare. Parliamo di settori di proletariato che non hanno certezza del posto di lavoro, che vivono alla giornata. E Napoli, nella stragrande maggioranza, è fatto da queste figure di proletariato che giorno per giorno si inventano la vita. L'area nord dell'Unione Inquilini abbraccia un po' tutti i quartieri che vanno da Scampia, Miano, Secondigliano, Piscinola, Capodichino, dove le contraddizioni economiche e sociali sono più evidenti e dove è fortissimo il controllo del territorio da parte di vari clan della Camorra. Ci troviamo a Poggio Reale, a Napoli, in via Stadera 55, praticamente nelle case del comune di Napoli, costruite del post terremoto, e questo praticamente è un negozio trasformato alla casa. Lei è in attesa di un'abitazione dal comune da quanto tempo? Sono 15 anni. E adesso a che punto siete? Sono al stesso posto della graduatoria per l'emergenza e ancora si devono prendere i provvedimenti. Ed è una famiglia composta da quante persone? 4. 3 disabili. 3 disabili. Quindi questo avete occupato questo che dovrebbe essere un negozio? Sì. Quali sono le difficoltà maggiori di vivere in questa struttura? La situazione che problemi umidità, che ho problemi polmonari. Non posso adibire, non posso stare a contatto con nessuno. E purtroppo a vivere. Non ce la faccio a vivere con la pensione. Questa è una categoria privilegiata degli invalidi che aspettano un alloggio adeguato, solamente che purtroppo in questa città gli alloggi popolari non vengono né assegnati, né anche questi che dovrebbero avere l'assegnazione per sanatoria. Non viene fatto niente. L'intero patrimonio pubblico disponibile di proprietà del comune, degli ACP, supera nella sola città di Napoli le 70-80.000 unità immobiliari. Il comune di Napoli, con propria scelta, nel 1991 decise di affidare la gestione del suo patrimonio immobiliare ad una società privata. Con l'affidamento del patrimonio alla società Romeo sono cambiati per intero i rapporti di gestione e anche i rapporti intercorrenti tra Comune di Napoli ed inquilini. Romeo è partito da Napoli, poi ha occupato militarmente le case pubbliche di Milano, le case pubbliche di Venezia, le case degli enti previdenziali di Roma, e come una ragnatela si è diffuso a livello nazionale partendo da Napoli. Romeo, ricostruendo la sua storia, non era un imprenditore che investiva capitali enormi e vinceva appalti perché sbarazzava la concorrenza. No, al contrario, Romeo, quando ha vinto l'appalto nel 1991, non aveva un soldo, ha iniziato la sua attività con i soldi del comune. Le inchieste giudiziarie che si sono susseguite negli anni hanno dimostrato concretamente che Romeo ha vinto gli appalti a seguito di una serie di tangenti. Per questi reati è stato processato e condannato negli anni 2000, il giudizio attualmente pende in Cassazione ed ha una pena sospesa di 2 anni. Che cosa è successo? Che il primo contratto di appalto Romeo lo vinse,
lo vinse ed aveva una durata di 10 anni, scadeva nel 2001. Le pressioni fortissime della nostra organizzazione sindacale era che affinché se un imprenditore posto sotto sequestro, arrestato, processato, condannato, non dovesse nella maniera più assoluta partecipare ad ulteriori bandi predisposti dal Comune di Napoli. Invece questo non fu fatto, perché la Romeo, dopo 10 anni scaduto il contratto, lo rivince facendo e aggiudicandosi l'appalto con un ribasso del 40%. Un'amministrazione seria avrebbe chiesto conto di come era possibile che in 10 anni, invece di aumentare i prezzi, questi offrivano un servizio con il 40% in meno. No, tu devi dire solo che è caduto un calcinaggio, che ha colpito tua figlia, che c'è... Là si è staccato tutto cornicione, è andato a finire sulla macchina per un puro caso che non ha colpito la mamma con un bambino neonato in braccio. Hanno ristrutturato solo i balconi perché praticamente erano pericolanti. È l'unico intervento che sta facendo Romeo gestioni con il comune. L'unico è assoluto. Nonostante che piove nelle case, i bagni che vanno a pezzi. Questo balcone l'hanno fatto 15-20 giorni fa. Il ferro che manteneva doveva stare qui dentro nel marmo, l'hanno tagliato. Gli inquilini si hanno lamentati dicendo che questi balconi comunque sono pericolanti, hanno aggiunto una seconda staffa al muro che poi hanno danneggiato il muro. Ti dico una cosa, fra 3-4 mesi saremo punto da capo. Lei si sente sicura? No, forse prima più sì, ma adesso quando hanno fatto il lavoro no. La Romea ha avuto in affidamento, oltre alla gestione dei rapporti d'utenza, anche la gestione della manutenzione da parte del Comune di Napoli. Dalla realtà delle case popolari potete capire che i soldi la Romeo li fa, le manutenzioni non le fa. Anna, dopo scendiamo. Allora ci troviamo in un appartamento in via Poggio Reale, via Stadera 55, case del Comune di Napoli, gestite dal Romeo S.P.A. Praticamente i bagni che sono inagibili. Scorre qua, tutto qua, tutto qua sotto. Cioè va giù l'acqua? Sì, dalla signora sotto. E poi un bel giorno mi verrà tutta a te, in testa. Sono 3 anni che sto facendo assegnazione a Romeo e tutto questo ancora niente. C'ho un malato, un cieco, malato di cor, bypass, tutto, e non può fare il bagno. Queste sono case costruite post terremoto con tutti i materiali scadenti. Come si può ben vedere, in questo bagno è tutto pericolante. Scende tutto giù, l'acqua e tutto quanto. Il mio bagno è tutto rotto, con la signora giù io già sto in causa. Qua io ho dovuto mettere perché escono gli animali là sotto. Questo si muove, questo altrettanto. Quando mi lamento non mi hanno mai risposto. Problema poi si tratta di come si organizza l'intervento di manutenzione. Scattano i meccanismi del clientelismo diffuso, il consigliere che chiama, che conosce il funzionario della Romeo, lì è garantito l'intervento. Ho una pavimentazione tutta rotta qua, ho le tavelle sotto, se volete venire a vedere, un ingegnere è venuto e mi ha portato pure a vedere delle mattonelle per metterle. Doveva venire agosto di 3 anni fa e non è venuto più. In alcuni casi Romeo, molti casi, lì dove vogliono loro i bagni l'hanno fatto nuovi. Non so in quale modo loro differenziano le priorità. Quante volte sei andata a Romeo? Un sacco, cioè la segnalazione è iniziata fatta dal 99. Ad oggi credo che sono anni. E io vedo che qua come chiamano subito Curmo, non so se hanno un santo in paraviso, se hanno qualcuno sotto che li pagano, non so nulla io, però io mi meraviglio di questo fatto. Uno degli slogan della Romea è la civiltà dell'abitare. Se avete girato nelle case popolari a Ponticelli, a Poggio Reale, a Secondigliano, a Miano, vedete che di tutto si può parlare, ma di fuori di civiltà, ma possiamo parlare di degrado, di emarginazione, di assenza delle istituzioni, e quando mancano le istituzioni chi è forte e si organizza sono i poteri criminali, che nelle case popolari
fanno il bello e il cattivo tempo. Qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente, qualcuno che direttamente o indirettamente ti penetra nel sangue e diventa insensibile. Qualcuno se lavorò, qualcuno...